Mi sembra che la linea in questo momento sia un po' pessima, però ciao popoli Lega Nerd. Siamo amorevolmente in ritardo, siamo molto in ritardo, scusateci, ma eravamo in bus. Sì. Siamo in mezzo alla strada, In mezzo alla strada, però abbiamo un bel mare alle nostre spalle. La mer, Sopra... Io Gabriella si sta denudando in mezzo alla ho un strada. vestito che si apre e quindi giovani, so, per voi sto mostrando le mutande praticamente a Vuoi una tutta mano? Salerno. Ce la Aspetta, facciamo. Va vediamo. bene. Siamo al Gifoni Film Festival. Sì, abbiamo anche la Abbiamo Credito pure il super che lo prova. accredito. Con questa bella vista, oggi siamo ritornate in realtà a Salerno, la giornata è finita e oggi è il quinto giorno. Noi ci siamo visti il terzo giorno, io ho fatto il resoconto dei primi 3 giorni, oggi siamo anche con Vale, abbiamo fatto Sì, già il quarto e il siamo. quinto giorno. Che abbiamo visto? Abbiamo visto il Fanning e oggi Evan Evan Peters. Peters, Peters. che abbiamo Evan, finalmente capito, si Ivan. dice Evan, non Ivan. Lui dice Evan, quindi Evan. per noi Evan ormai. Sì, amico nostro. Amico nostro perché è stato molto molto bello incontrarlo, intervistarlo. Peccato che Molto simpatico. per una questione di tempo ovviamente abbiamo dei minutaggi un pochino infami, però è stato molto molto bello, molto molto interessante. Quindi se state contente perché lui era preso benissimo, intanto la gente boh, si gira, Guarda, guarda, sì. vabbè, insomma. Siamo un po' in mezzo, Siamo un po' in quindi. mezzo al cazzo, però era molto tardi, era veramente tardi, non sapevamo dove farla. E allora abbiamo detto, vabbè, la famo qui, famola strana, Famola in mezzo. famola in mezzo al cazzo, ecco, morale della favola. Ma a parte questo, allora, cominciamo da ieri. Da Ieri ieri. c'è stata il Fanning Che e ha meravigliosa. presentato in anteprima Teen Spirit, che è il film di... Di Max Minghella. Figlio del compianto Minghella di Vincent era? Sì, se non mi sbaglio, Sì, sì, Vincent. che praticamente se l'avete visto di Handmaid's Tale è l'autista barra tuttofare della famiglia dove lavora Elizabeth La Moss, la protagonista, sì. protagonista, e con il quale poi, vabbè, non dico altro perché Aveva se non l'avete vista fatto faccio super spoiler, Agorà. super super Con spoiler. Agorà aveva fatto pure, se vi Sì, ricordate. esatto. E la cosa interessante è che loro stanno insieme anche nella Sì, vita reale. a quanto pare stanno veramente insieme, quindi questa cosa è molto molto fica. È E il il primo film film per è lui. il primo film, l'esordio alla regia, Teen Spirit, film molto da Sundance, Sì, parte film bene. molto Lei in bene. mezzo alle capre, in Ucraina. Fa un po' Xavier Dolan il film Sì. all'inizio, poi cambia e poi però un pochino si perde, ovviamente da come già recita il titolo, parla di questa ragazza che vorrebbe fare la cantante. Anche se viene da una famiglia un po' particolare, la mamma da sola, loro sono polacche, Sono povere. sono molto povere, infatti hanno queste mucche, un paio di cavalli che poi sono pure Una costretti a specie di vendere. fattoria, sì. Esatto. Lei lavora in un bar e ogni tanto canta. E però appunto in questa piccola città arriva questo Teen Spirit, i casting di Teen Spirit, che è una sottospecie di... Un reality show tipo Esatto, X una sua X Factor. Factor, un X Factor, e lì da lì inizia questo suo percorso per inseguire il sogno. Fin qui tutto bene, in realtà poi appunto a metà film un po' si perde. C'ha anche un mentore particolare che la Molto sente cantare, che è un particolare. barbone, ma in realtà una volta era un grande Esatto, soprano, un esatto. baritono, un cantante lirico comunque, che la addestra, tipo il maestro Miyagi. Sì, è vero, è vero, è vero. Molto carina la parte fra di Sì. loro, anche perché insomma poi funge un po' da padre, anche lui ha dei problemi con La la figlia che figlia, non vede da quindi tanto. esatto. Molto 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 bello. Mantieni un po' Oddio. tu. Mantengo, sì, mantengo. E quindi insomma il film non è malvagio, è un'opera prima, alla fine è molto teen, giustamente, Però, molto teen. diciamo, come diceva Gabriella, cade un po' nel cliché verso la fine, purtroppo un po' si Sì, perde. è un po' telefonato, a un certo punto diventa molto telefonato a livello proprio di sceneggiatura e l'unica cosa che un po' non ci ha convinto, il Fanning bravissima, poi è un film che regge totalmente lei, proprio bella bella presa, e l'unica cosa che non ci ha convinto è il fatto che lei a volte, evidentemente non ha una super voce, No. e lei a volte è in autotune. Sì. Altro che palle, chat closed, ciao Matteo, ma mi sa che adesso non vediamo,
più nessun messaggio. Ma non so perché mi fa, con il profilo di Lega Nerd il mio Streamlabs dà dai numeri. Poi quando lo collego al mio profilo no, va arriveranno tutto migliaia bene di messaggi tutti per te. Sì, infatti alla fine, ma in realtà non vedremo mai. Ma in realtà saranno un po' cavolo di cane, perché pure questi numeri non sono veri, saranno molto molto di più. Vabbè. Streamlabs oggi va così. Comunque dicevamo, lei a volte le camuffano la voce. Sì. Lei è molto brava, ma palesemente canta medio, non malvagia, però non questo gran fenomeno, sì, dai. Sì. Lei anche si è raccontato che comunque prima di fare il film hanno lavorato con un vero coach per 3 mesi. Con Marius De Vries, esatto. Quello dico, nessuno l'ha capito, ma era, se vi ricordate, Moulin Rouge, che è uno dei miei film del cuore, è il compositore che ha riarrangiato tutti i pezzi usati da Baz Luhrmann in Moulin Rouge, quindi figata. E basta. E ha detto che poi lei ha una grande passione per il canto, e la cosa molto molto figa che diceva, in realtà io appunto sono migliorata insieme a lei, ma la cosa difficile, come sapete, all'interno del cinema non si gira quasi mai a livello cronologico. Spesso i film iniziano a essere girati proprio dall'ultima scena, quindi la cosa molto difficile era che magari il giorno prima dovevo fare una scena dove lei era già arrivata ad un determinato timbro vocale, qualità vocale, e poi il giorno dopo ancora dovevo tornare indietro, no? Lei che aveva una voce più grezza. Poi vabbè, carinissima. Ah, adesso ora qualcosa si vede. Oh, la bellezza al tramonto. Ciao, sono distorto. Al tramonto, nel senso che ormai siamo arrivate, sì, ormai noi siamo sfatte. Zombieland. Com'è che si dice scadute. Siamo scadute. E il Fanning non scade mai, invece lei è meravigliosa. Credo, 21 anni, lei è bellissima. A 21 anni ha una filmografia pazzesca, 60 ragazzi. Film ha fatto, ha fatto già, 60 cioè. Film, è stata giurata quest'anno al Festival di Cannes, ha lavorato con Refn, ha lavorato con JJ Abrams, con chi altro ha lavorato? Ha lavorato con Sofia Coppola, con Francis Ford Coppola. Va spesso a cena da Francis Ford Coppola. Ha raccontato che Coppola le ha insegnato a fare la pasta. La pasta, è vero. Cioè, ragazzi, una roba veramente incredibile, davvero davvero incredibile. Si quindi vedono piccole queste. Sì, non so perché, tra l'altro compare e poi scompare. Sì. Non capisco, davvero non capisco. Aspetta, mantengo un po' io sì. Non capisco se perché fai muscoli tanto. Comunque sì, lei è super carina, addirittura ha detto che poi ha fatto amicizia con Selena Gomez, è vero, che l'ha aiutata per il ruolo, si è studiata Katy Perry, Taylor Swift per imparare un po' l'atteggiamento, anche l'aura da pop star. Meravigliosa. Quindi meravigliosa. Lei si è molto divertita, a me poi personalmente lo posso dire, anche vabbè, un'intervista che non uscirà su Lega Nerd, però possiamo dire, siamo cugini tanto, a me ha detto che vorrebbe tanto 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 fare un musical proprio. Vabbè, ci sta. Quindi vorrebbe, tra l'altro sì. In conferenza hanno chiesto, hai mai fatto un duetto? Lei no, non ho mai fatto un duetto, ma sono assolutamente aperta, non vedo l'ora di fare un duetto. Se qualcuno sta sentendo, invitatemi. Esatto, invitatemi. Quindi ragazzi, se siete dei bravi cantanti, contattate il Fanning, perché lei vuole fare un bel duetto. Sì, esatto, sì. Esatto. È stata molto caruccia, pure io l'ho incontrata, e poi abbiamo fatto una bella intervista, e è cresciuta tantissimo in questi anni, ha fatto un percorso veramente straordinario e incredibile. Abbiamo parlato molto poi del discorso dei talent show, che spesso e volentieri sono un po' una sottospecie di specchietto per le allodole, e è stato molto molto interessante. Lei è veramente una ragazza con una maturità incredibile, sì. Davvero sembra molto più adulta. 21 anni come se ne avesse 40. Esatto, poi tra l'altro io la preferisco molto di più a Dakota, che secondo me Dakota ha fatto delle scelte più infelici rispetto al Fanning. Refn, non abbiamo detto che ha lavorato con Refn, non l'ho detto. L'hai detto, è la prima cosa che hai detto, sì, giustamente. Non ricordo. Sì, ormai è più brava di Dakota. Sì, arriva più carina, secondo me, però vabbè. Molto più carina, molto più carina di Dakota. Diciamo che Dakota era scioltissima quando era piccola. Quando era molto. Dakota è la classica bimba prodigio che poi sparisce. Cioè, la Guerra dei Mondi insegna a recitare a Tom Cruise, praticamente. Esatto. E che non ce ne voglia Tom. E adesso è un po' più rigidina. Mm. Se avete visto la serie, come si chiama? The Alienist. Insomma, oddio, magari anche il ruolo che oddio, richiede lì, una rigidità. Sì, però lì doveva essere, secondo me, quello è uno dei ruoli migliori che lei ha scelto negli ultimi non anni. Male, esatto. Sì. Se no, in effetti, così è colà. E poi oggi invece Evan Peters. Ci piace.
io adoro, insomma, se voi per i più nerd, Evan Peters e Quicksilver dal 2014 ormai con gli X-Men. Ma qualcuno dice prima che sparisca, ma anche in Somewhere non era lei? Sì, 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 è lei, era il Fanning. Grande, che bella, bella. Sì, 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 era il Fanning. Dicevo, quindi Quicksilver dal 2014 e poi invece dal 2011 che lui lavora con Ryan Murphy nella serie antologica American Horror Story. Lui è in ogni stagione, tranne che nella nuova, nella nona stagione, che è American Horror Story 1984. E la cosa molto divertente è stata che ha detto: finalmente posso vedermi American Horror Story dal mio divano in tranquillità. Perché ha detto che è una serie, e non lo metto in dubbio, molto molto pesante da fare, richiede tanta concentrazione, tante ore di lavoro, è un periodo in cui lui ha lavorato tantissimo, è un po' stanco, quindi insomma si è preso una pausa da tutti, compreso da Ryan Murphy, insomma lui è uno degli attori fetici di Ryan Murphy, e poi lui ha lavorato anche in Pose, che io Pose, adoriamo. Capolavoro, non so se loro amano, ma... Non ho avuto modo di parlarne tanto, ha un argomento un po' rispetto a un American Horror Story che può essere più mainstream, però ve l'ho spinta un sacco e l'avevo messa pure nella classifica tra le 10 serie TV più belle del 2018, Pose doveva essere al quarto e al quinto posto, l'ho messo. Lui ha fatto, tra l'altro, di recente, che è uscito un mesetto fa, American Animals, che non era affatto male. Ah, Evan Peters, sì, sì, è vero. È bravo. Uscito ragazzo. In Italia, in realtà gliene ho parlato, forse sulle Leganerd c'è la recensione, non mi perché ricordo. Perché era al Festival di Roma. Perché era al Festival del Cinema di Roma. Peccato che non c'erano loro, quindi non fecero attività. American Animals è una black comedy americana molto, molto bella, molto, molto bella. Lui poi ha fatto delle dichiarazioni molto forti. Oggi, sì. non tanto durante l'incontro con i giornalisti, quanto durante l'incontro con i ragazzi. Lo leggerete, penso, tra stasera e domani mattina con il resocontino del, insomma, la conferenza che abbiamo fatto. E, insomma, vabbè, è uno ovviamente contro Trump alla grande. Ci sta. Trump. Ci stava. Si parlava di Pose. Pose, dovete sapere, per chi non lo sapesse, è la prima grande serie TV con il più grande cast di transessuali. Transessuali che fanno giustamente la parte transessuali, perché, come diceva Evan Peters, una persona che ha vissuto veramente sulla sua pelle quel tipo di disagio, di confronto con un mondo che non ti accetta e non capisce quello che stai provando, è una persona che può al meglio interpretare un ruolo del genere, anche perché c'era stata, no, tutta la polemica di Scarlett Johansson, no? Esatto. Che voleva interpretare una la trans parte, esatto. Ma hanno detto no, prendiamo una trans, prendiamo un trans, che secondo me è una cosa sacrosanta, è giusto che l'aveva già fatto, per esempio, Orange is the New Black. È giustissimo che per interpretare un ruolo del genere ci sia appunto un vero transessuale, molto molto giusto. Quindi... lui comunque, Gabriella gliel'ha fatta anche la domanda, è uno che ha affrontato sempre il male, no? Esatto, però abbiamo scoperto oggi che non è una persona. Vuole fare la commedia. Sì, sì, vuole fare la commedia e la love story. Tant'è che quando io gli ho chiesto qual è il tuo rapporto col male, si è messo a ridere e poi ha fatto: no, assolutamente, vade retro. Non sono affascinato. Sapete, invece, American Horror Story gioca moltissimo, ma non solo dal punto di vista del soprannaturale, anche tanto dal punto di vista ideologico, politico, sulla fascinazione del male sulle persone. Esatto, ci stiamo avvicinando, ci andiamo indietro, passano le persone. E lui invece, per quanto sia rimasto colpito, è stato contento delle cose che ho detto, al tempo stesso ha detto no, però per me non gioca nessun fascino il male. Un caro ragazzo. Sì, un caro ragazzo, era un po' stanco, però nonostante fosse stanco, perché aveva un jet lag della Madonna, è stato molto simpatico. Molto carino, è vero, simpatico. Quindi, tra l'altro, ha detto che lui, visto che adesso è un po' in pausa, anche con, vabbè, poi gli X-Men, non sappiamo ancora come Disney se li giocherà. Ha detto che vuole andare in Deadpool. Sì, vuole lavorare con Deadpool, perché lui nel secondo ha fatto veramente una roba tipo cameo e vorrebbe assolutamente fare il film con Deadpool. Comunque, Gabriella, sarà l'aria della campagna, ma ti vedo molto meno provata rispetto a Cannes, vorrei dire in modo francese,
grazie al cazzo, ragazzi. Anche perché mangiamo meglio e di più. Mangiamo meglio, mangiamo di più, dormiamo di più. È un tipo di lavoro diverso quello che stiamo facendo qua. Non guardiamo film. Voi ogni volta 50 film al giorno. Mi fate un po' innervosire quando fate questa osservazione. Perché lo so che la vita da festival sembra bellissima. È un discorso che io faccio 100 volte, che palle. La vita da festival sembra bellissima, ma ragazzi, vi ripeto per la 100ª volta. Noi ci alziamo alle 7 del mattino, anzi a volte alle 6 del mattino. Ci guardiamo almeno 3 film. Dobbiamo recensire quei film, dobbiamo fare le interviste di quei film, le giriamo noi, le montiamo noi, le sottotitoliamo noi. Gestacci, guarda, sì, è un grazie al cazzo che siamo distrutte a Cannes, a Venezia. Non è tutto rose e fiori la vita da festival. È un lavoro che dura quasi, cioè sono 12 ore di lavoro, se non di più in realtà. Sì, poi qua ci portano col pool, qui, esatto, poi siamo media partner, ci danno la colazione, il pranzo, il Giffoni, invece, ma poi Giffoni l'abbiamo a piedi al giorno. Esatto, ma poi Giffoni l'abbiamo già spiegato, non è un festival dedicato ai giornalisti. Per esempio Cannes, già a differenza di Venezia, lo seguono solo i giornalisti e gli addetti ai lavori. Se siete comuni mortali, voi Cannes non lo fate, a meno che non abbiate un bel aggancio e vi dà un invito, altrimenti Cannes non lo fate. Già a Venezia vi potete comprare il biglietto. Giffoni invece non è un festival fatto per i giornalisti. I giornalisti ci sono e hanno alcune attività dedicate giustamente ai giornalisti, però Giffoni è un festival bellissimo per i ragazzi, è tutto orientato sui ragazzi, quindi tutti i film, tutti i concorsi che ci sono, sono quanti concorsi? 3-4 dai ragazzini dai 3 anni fino ai 18 anni, quindi esatto, varie fasce d'età. Esatto. Quindi loro vedono, sono loro quelli che fanno il lavoro sporco, vedono dalla mattina alla sera i film, incontrano i registi, incontrano ovviamente poi gli ospiti, gli attori, poi vabbè, i ragazzini sono meravigliosi, fanno sì, delle domande, sono molto più intelligenti di noi, parlano l'inglese meglio di un sacco di giornalisti adulti. sono bravissimi, quindi sì. Qua è un po' diverso, è ovvio che noi qua siamo un pochino più coccolate, siamo più in comfort zone, ecco, sì. è un po' diverso rispetto a Cannes o a Venezia, sì. È quello il discorso. Poi, prima di chiudere, mi sa perché... Sì, perché se no ci investono. Tra poi ci investono e soprattutto... Vediamo Alò, Bethesda, laggiù, in che ci manderà, lo vedete, esatto, che ci sta guardando male perché già vuole da 5 magna, minuti. Perché vuole magnare, giustamente. Esatto. Ma abbiamo visto anche il film, quello di... scritto da Marco D'Amore, abbiamo incontrato... Ah, dolcissime, dolcissime. Certo, molto molto carino. Sul cyberbullismo, non so se conosci la storia. Sull'accettazione del corpo, no, ancora no. Di allora lì. Di dolcissime è la storia di queste 3 ragazze, sovrappeso, sì. Che ovviamente vengono prese brutalmente in giro. Tra l'altro ovviamente sono ragazze, tutte alle prime armi, che hanno vissuto sulla propria pelle questo tipo di esperienza. Quindi è un film che fa riflettere moltissimo sull'accettazione che deve derivare prima da se stessi e poi ovviamente gli altri, su come comportarsi nei confronti degli altri. Quindi è un film che parla moltissimo del classico body shaming, che adesso purtroppo è un grande, grandissimo problema, il bullismo appunto, problema dei giorni nostri, alimentato senza ombra di dubbio dallo stereotipo dei social. Esatto. Tipo di persona che dovresti incarnare, quanto dovresti pesare, come dovresti essere, se ti trucchi, non ti trucchi, come sei, come non sei, insomma, è un po' quello. La cosa interessante è che il film è diretto da Francesco Ghiaccio, che è al secondo lungometraggio, che aveva fatto proprio il suo primo film con Marco D'Amore, e questa volta però non compare nel film ma è sceneggiatore. Esatto. E insieme l'ha aiutato poi a sua volta a scrivere L'Immortale. L'Immortale, che è il film, no, il di, film di gancio. Che unirà Gomorra quarta stagione alla quinta stagione. E ci racconterà qualcosa in più sull'Immortale, appunto, ovvio, da ragazzo. Ciro. Ma sarà vivo poi? Sarà perché, vivo Ciro? Perché fa da ponte tra la quarta e la quinta? È vivo Ciro. Zanzare. E soprattutto, Zanzare. E soprattutto sarà la prima volta di Marco D'Amore come regista di un lungometraggio, perché in realtà ha già diretto qualche episodio di Gomorra della quarta stagione. Esatto. Quindi Dolcissima esce il primo agosto. Mentre per esempio Teen Spirit uscirà il 29, sono nuda! Mentre Teen Spirit... Si copra, Giliberti, si copra. Mi copro. Mentre Teen Spirit uscirà il 29 agosto. Tra l'altro vi ricordo che fra 2 giorni ci sarà la conferenza del Festival del Cinema di Venezia.
siamo tutti belli carichi. Dai. Tra l'altro, sì, infatti Lizzo, come immagine che dare la sua spensieratezza da fonte importante per i social standard. Mi sa che qua c'era un discorso che ci siamo persi. C'era un discorso, esatto. Sulla cantante, credo. Probabile. Scusateci, noi non leggiamo niente di quello che state scrivendo. Non so perché, abbiamo veramente. Abbiamo letto Lizzo e Somewhere, basta. E la cosa assurda è perché proprio, cioè, ci deve essere qualche gap con collega nerd, perché in realtà col mio profilo l'altro giorno ho letto benissimo la chat, non capisco. Dolcissime sarà distribuito recentemente. Vision Distribution dovrebbe uscire un po' di sale. C'è però anche Valeria Solarino che oggi era qui. Non abbiamo i numeri, però fa la mamma di una delle ragazze. Mamma ex sportiva, super magra, quindi pure qui rapporto molto madre figlia teso, sì. Esatto. Va bene, niente, insomma, anche questo quarto e quinto giorno ve l'abbiamo raccontato. Noi ci vediamo insomma nei prossimi giorni, noi saremo qui a Giffoni fino al 27 luglio, ultimo giorno, appunto seguiremo tutto, quindi insomma ci vogliono ancora qualche giorno. Anticipazioni, in realtà domani incontreremo Stefano Fresi e Edoardo Leo, che sono diciamo le voci italiane di Timone e Pumba nel nuovo Re Leone. Esatto. In originale Fresi praticamente è quel mito di Seth Rogen, che ho incontrato a Londra, è simpaticissimo. Però Fresi forse è ancora più simpatico. E parlando di American Horror Story, Timone invece lo doppia. Perché io non mi ricordo il nome, l'ho intervistato, ma non mi ricordo il nome. Io ci speravo, l'avevi intervistato. Cioè l'hai intervistato, non te lo ricordi? No. Vabbè, scusami, caro. È un attore molto famoso di cui noi non ricordiamo. Anche fantastico, lui. Meraviglioso, omosessuale, no? Dichiarato. Lui è omosessuale. Meraviglioso, anche lui uno dei fetici ormai di Ryan Murphy, ma noi non ci ricordiamo il nome perché siamo delle brutte persone. Scusaci, perché siamo due cattive, infatti le zanzare ci stanno mangiando. Infatti adesso vi salutiamo, ultima anticipazione. Quella gragnoccolona di Amber Heard. Però un po' più là. Un po' pazza, un po' più là. Vabbè, giovani, grazie per essere stati con noi. Noi ci vediamo insomma domani o dopodomani. Buona serata, ciao dal Giffoni. Un bacio, ciao. Un'ora.